passate ancora 48 ore dal tragico incidente di lunedì pomeriggio registratosi a Bologna. L'incendio e le esplosioni, scatenatosi dall'impatto tra una cisterna GPL e un tir che trasportava materiali solventi infiammabili, avrebbe potuto far registrare danni ben peggiori. Il bilancio finale è di un morto Andrea Anzolin, e un centinaio di feriti, oltre agli ingenti danni a negozi, case e il crollo di uno dei principali snodi della viabilità estiva italiana. A ricostruire quanto accaduto sono gli inquirenti, che indagano sul caso. Come riportato dalla stampa, viene esclusa l'ipotesi colpo di sonno. Secondo il quotidiano piemontese, infatti, Andrea Anzolin avrebbe causato il terribile incidente che gli è costato la vita a causa di una distrazione. La giornata, per l'esperto autista, sembrava come tutte le altre. Era partito prima dell'alba da Alonte, un paesino del Vicentino dove l'azienda per cui lavorava ha un deposito. Il suo compito era andare a Livorno per caricare di GPL l'autocisterna che guidava e ritornare ad Alonte in Veneto. Arrivato a Livorno, ha fatto sapere all'azienda di essere giunto a destinazione. Erano le 8:30 di lunedì, 6 agosto e aveva già percorso i primi 312 km del suo viaggio, gli ultimi della sua vita. Punto come si legge sulla stampa, alle 10:30 Anzolin chiama l'azienda. La cisterna è carica, ho ricevuto i documenti per il trasporto. Parto subito. A Vicenza lo aspettano per scaricare il GPL alle 15:30, massimo alle 16. Ma alle porte di Bologna è costretto a rallentare la marcia. Code a tratti, indicano i cartelli e avvisa il bollettino radio. Lui prosegue, come sempre, da autista instancabile. Fino alle 13:44, l'ora del grande schianto. Improvvisamente abbiamo perso il contatto del GPS, dicono dall'azienda veneta. Subito abbiamo chiamato la polizia. Gli agenti che stanno indagando sul caso hanno escluso il colpo di sonno. Poco prima dello schianto Anzolin, che era un conducente esperto, aveva affrontato un altro ingorgo. La causa del tamponamento, quindi, sarebbe stata una distrazione. Punto si legge ancora sul quotidiano torinese come, guardando e analizzando le tante immagini dell'incidente, gli agenti hanno una certezza. Non è possibile che l'autista dell'autocisterna si fosse addormentato sul volante perché poco prima del tamponamento esplosivo era passato indenne attraverso un altro ingorgo. Lo aveva superato senza problemi, tra frenate e piccole accelerazioni. Poi la disattenzione, che ha rischiato di provocare una strage. Sì, perché i danni potevano essere ben peggiori. La fortuna, spiegano i vigili del fuoco che ispezionano la voragine creata dall'esplosione, è che qui il gas ha avuto la possibilità di sfogare su tutti i lati. Altrimenti avrebbe fatto crollare i palazzi. Punto Andrea Anzolin, 42 anni, era sposato, viveva ad Agugliaro, provincia di Vicenza, e non aveva figli. Come già evidenziato, si era messo in viaggio alle 4, destinazione Livorno per caricare il gas, e dopo quasi 10 ore di lavoro, stava tornando in Veneto.
Non era stanco, aveva riposato per 2 giorni di seguito, sabato e lunedì. Questa è la versione raccontata ai media, dagli altri dipendenti della loro SPA, l'azienda che distribuisce carburanti in tutto il Veneto.